Pochi giorni fa si è tenuto in Giappone il Tokyo Game Show, ovvero un evento che si tiene appunto annualmente a Tokyo, dove vengono fatti provare vari videogiochi per altrettante varie console. Tra questi giochi c'era anche Yo-Kai Watch 4, ed era secondo me uno dei giochi che più si attendevano per quanto riguarda la stragrande maggioranza dei nintendari che si trovano in Giappone. Sono emersi diversi video da 10 minuti ciascuno, dato che la demo di prova massima era di 10 minuti, e ovviamente oggi ne andremo a vedere uno, faremo un'analisi completa insomma di quello che c'è, quello che non c'è, come ci si comporta nell'overworld, e forse vedremo anche qual era il concetto iniziale di Yo-Kai Watch per 3DS. Cominciamo. Ovviamente c'è un po' di confusione perché la gente parla insomma tra di loro, c'è un po' un vociare generale. Abbiamo la sequenza iniziale dove vediamo Natsumi, che è la figlia di Nathan e Katie. Comunque sia, vediamo che già lei ha lo Yo-Kai Watch al polso, quindi probabilmente già stiamo in una parte di gioco avanzato insomma. E il personaggio a quanto pare può saltare. Abbiamo Koma-san in casa, forma light, forma luce insomma, non è shadow. E è interessante, e sembra quasi che ci dica la distanza tra noi e un possibile yokai. Questa è una cosa molto interessante. Abbiamo Trisalamandra, ok, Sakuragi Hills, che praticamente sarebbe Valdoro. Ah, quindi noi abitiamo a Col di Brezza? Non è dove abitava Nathan, era a Col di Brezza Hills, perché i colli, sì, ok. Abbiamo Toma che sta parlando con Manami. Bel nome. Toma, praticamente ho visto una parte di gameplay dove lui si può trasformare in uno yokai. Se seguite l'anime già lo sapete comunque sia. Però lui anche nel gioco si può trasformare. Ho visto giusto uno screenshot, una gif doveva essere comunque sia. Attenzione, hanno rivelato la presenza di uno yokai. Di un portale forse? Non ho ben capito. Non ho mai visto la serie di Shadowside, quindi non ho idea di cosa possa essere. Però abbiamo tutti quanti gli yokai base. Abbiamo base nel senso Whisper, Jibayan, Koma-san, insomma abbiamo tutti quanti questi yokai. Ok, questo è un altro yokai credo. Oh mamma mia. Ok, vediamo com'è lo stile di battaglia. Questa è una cosa molto interessante. Cavoli. Ok, ci sono tre yokai, va bene, questo può succedere. La battaglia è dinamica, come in Blasters. Mi piace come cosa. Voglio dire, è carina la dinamica di Blasters, che tu praticamente giri per tutto quanto la mappa e puoi magari andare dietro allo yokai e attaccarlo di sorpresa e cose così. E a quanto pare puoi anche sparare con lo Yo-Kai Watch, quindi puoi infliggere danni supplementari al tuo avversario. Ai tuoi avversari, insomma, tanti yokai, tanti quelli che sono sullo schermo. Ginta si chiama lo yokai nemico che è spuntato dal muro. Abbiamo anche Nonno Fame e uno yokai che non inquadro bene ora. Però attenzione, può anche fare danni a noi, infatti noi abbiamo la barra dei punti salute che però recuperiamo gradualmente come i nostri yokai. Molto buona sta cosa. Ok, è rimasto un solo yokai da sconfiggere. Più che altro sarà interessato a vedere come funziona la modalità Shadow, perché abbiamo i nostri yokai, Jibayan e Koma-san, in modalità Light. Quindi vorrei vedere la modalità Shadow, se ce la fanno vedere. Secondo me, dato che c'è Toma, che si può combattere con Toma, faranno provare anche la modalità, comunque sia, dove lui si trasforma in Fukuro. Fukuro è uno yokai potentissimo e Toma che si può trasformare, ma non solo in Fukuro, anche in altri yokai. In 4 mi sembra di aver letto da qualche parte. Quindi insomma è tanto potenziale che va a implementare comunque sia il suo già enorme potere. Diventare noi lo yokai è qualcosa di eccezionale. Inoltre volevo dirvi che Yo-Kai Watch per 3DS doveva essere così. Praticamente la grafica questa che vedete, però sul 3DS. Non l'hanno potuto fare per la scarsa potenza appunto dell'hardware della console. Infatti se avessero potuto rilasciarlo su PlayStation Vita, che era morente a quel tempo, già nel 2013 stava
proprio iniziava a perdere colpi e hanno ottenuto da Nintendo appunto un appoggio per pubblicare il gioco, però sono dovuti scendere a compromessi. E vediamo che lo yokai di prima è diventato gigante. Oh mio Dio. Jindaki? Praticamente Attack on Titan è diventato. È un titano. Ok, ora dovremmo vedere. Ma questa dabbando oltre Salamandra? Basta questo dab, no? Ormai sono passati 2 anni. Dunque, ci dice il punto debole dello yokai. Inoltre, è un boss. Ci ha identificato i nostri yokai come tank, attacker e quindi insomma proprio blasters. È blasters implementato. In Yokai Watch 4 a noi ci ha identificato come Watcher, quindi come portatore dell'orologio. È bellissima sta cosa. Mi piace molto che ci sia la possibilità di essere in uno scontro dinamico e non statico come era Yokai Watch 1 e 2. In Yokai Watch 3 c'è un po' più di movimento perché c'è una griglia di combattimento, ma con Blasters, secondo me, è il massimo dell'espressività di Yokai Watch e implementato lì. Su Yokai Watch 4 è eccezionale e abbiamo perso. C'è qualcosa lì per terra? Che l'abbia persa lui? Intanto c'è una sveglia in sottofondo che continua a suonare. Ah, quella è una bomba, quindi lui lancia le bombe e fa esplodere per farti danni. Molto bene, molto bene. Quello che sarei più curioso di. Ah no, aspetta! Gli oggetti sono i nostri, perché ho visto Toma che stava menando a quella bomba, probabilmente. Ah, bello questo attacco, però, dello yokai. Ah, Shibanyan è forma Shadow. Ma non l'ho visto trasformarsi. Komasan forma Shadow è davvero bello. Praticamente è una shishi diventa. Un leone. Ah, ok, ho capito. Quindi con lo Yokai Watch prendiamo di mira uno dei nostri compagni e lo curiamo praticamente. Cavoli, allora deve essere davvero più difficile Yokai Watch 4. Yokai Watch Shadowside, perché se ci dà la possibilità di curare i nostri alleati durante la lotta vuol dire che i boss non sono così semplici come sembra. Oppure ci hanno solo semplificato il gameplay. Il che non sarebbe tanto male come idea. Spero però comunque sia che sia una cosa limitata e non all'infinito che puoi usare quando vuoi. Però vediamo anche che Toma comunque sia dai pugni per fare danno allo yokai. Accidenti, ci ha preso una bella celeppa. Non so se era disponibile anche un gameplay di. Oh, attenzione, è diventato Fukuro! No, chi è questo? Non è Fukuro. C'è un altro nome. Però non mi ricordo come si chiama. Però non importa perché l'ha sconfitto. Questo yokai l'ho visto già anche su Yokai Watch Puni Puni. Fantastico. E questo era un boss praticamente. La demo dovrebbe interrompersi qui se non sbaglio. Sì. Bello, molto bello comunque sia. I dettagli sono. Insomma, è comunque sia un gioco. Non è in cel shading. Non del tutto. O meglio, è un cel shading comunque sia molto rivisto, molto curato. Non è classico cel shading che lo buttano lì dentro come è e come esce fuori pronto, chi se ne frega. Però aspetta, Toma ha Logre Watch. Logar Watch si dice in inglese. Sapevo però che in Yokai Watch 4 c'era anche la possibilità di giocare con Nathan. Ci sono 3 storie differenti, mi sembra. Ah, lei ha uno Yokai Watch particolare che già ho visto anche. Ah, quindi ecco, Valdor del passato. Ecco! Cavolo, si sembra cresciuto, Nathan. Loro lo riconosce. Lei lo riconosce sicuro, è il padre. Aspetta, non ho capito bene se ha detto padre. Non ho letto bene. Moshkashite. Ah, ok. Tu sei praticamente. E poi capisce che è il padre. Bene, bene. Grazie per aver giocato.
abbiamo praticamente tutta quanta la dinastia di Jibayan. Molto carino come gameplay, molto mi piace il fatto che sia ben strutturato, comunque sia. Puoi attaccare anche lo yokai nemico a pugni con lo yokai watch, però magari solo alcuni orologi ti permettono di attaccare e magari curare il tuo yokai, non tutti ti permettono di farlo. Magari puoi curare solo in certe battaglie, magari in altre non puoi attaccare. Insomma, le possibilità sono davvero tante. Anche qui vedete, mentre Thomas spara comunque sia raggi dallo yokai watch per fare danno al nemico, ecco, lei salta! Lei salta tranquillamente! Però purtroppo esce in Giappone nel 2019, mentre da noi europei e americani nel 2019 dovrebbe uscire. Promessa di level 5, che comunque sia, poi hanno smentito, ma poi hanno detto vabbè, dai, sì, ve lo diciamo perché tanto ormai l'avete scoperto. C'è stato questo leak, loro alla fine, dopo varie discussioni, hanno confermato Inazuma Eleven Ares nel 2019, europei e americani. Per Yokai Watch invece come funziona? La questione è ben diversa, perché Yokai Watch in genere ci mette troppo tempo per arrivare da noi. Arriva 3 anni dopo. Addirittura Blasters ci ha messo 4 anni per arrivare. No, non lo trovo giusto, sinceramente. Se questi sono i tempi che impiega Level 5 per far arrivare un gioco da noi, lo avremo nel 2000 mai. Nel 2000 mai. A meno che non fanno come Ares, appunto, come Inazuma Eleven Ares, che ce lo portano un anno dopo massimo. Nel 2020, quindi sarebbe una realtà. Però potrebbe anche uscire a fine 2019, dipende quando esce in Giappone. Perché se Level 5 lavora a stretto contatto con Nintendo, perché non hanno sedi in America e in Europa, possono anche fare il prodotto, distribuirlo subito. Potrebbero comunque sia assumere, come ha fatto Game Freak, per tradurre i giochi in maniera istantanea e fare un'uscita mondiale di Pokémon. Potrebbero farlo anche la Level 5, assumere una decina di persone italiane, una decina di persone spagnole, inglesi, americane e fate uscire i giochi. Non dico proprio in contemporanea, però almeno si riducono i tempi di attesa. C'è un grandissimo lavoro di traduzione per la localizzazione dei nomi, perché quello yokai si deve chiamare in questo modo, perché quella tecnica in Inazuma Eleven si deve chiamare in un certo modo. Da noi non arrivano neanche alcuni prodotti, per esempio Ni no Kuni, uscito solo per PlayStation 3 in inglese, in Italia. Ma di che stiamo parlando? Ni no Kuni, il primo vero Ni no Kuni, uscito per Nintendo DS, è solo in giapponese. Non è mai arrivato in Italia un prodotto del genere, se non su PlayStation 3 in inglese. Quindi, Level 5, ci tieni ai tuoi utenti? Ci tieni all'utenza? No. In realtà Level 5 se ne sbatte altamente le scatole dell'utenza, della sua utenza. E nonostante noi abbiamo fatto campagne anche per farci portare Yokai Watch Blasters, comunque sia, era già nell'aria la notizia. E quindi alla fine ha detto, vabbè, sapete che c'è, toh, ci sta Blasters, vi facciamo l'annuncio così la smettete di tartassarci le scatole sotto ogni foto con Localize Yokai Watch Blasters. Comunque sia, la campagna è andata alla grande e lo rifaremo anche per Yokai Watch 3. Ovviamente Freak è l'artefice di tutto, quindi insomma ha spinto, ha dato una bella spinta per far uscire Yokai Watch Blasters, quindi grazie. Dobbiamo farlo anche per Yokai Watch 3, e quindi se vedono comunque sia che noi vogliamo questi dannatissimi giochi di Yokai Watch sulla Nintendo, ma poi scusatemi, una macchina come Nintendo Switch che sta macinando vendite su vendite per la prima cosa che è la portabilità. Nintendo Switch sta facendo un numero eccezionale di vendite perché è portatile, anche se in realtà è stato ribadito più volte che è una console fissa. Dà il meglio di sé quando è docked, ok? Però vuoi un attimo spingere i prodotti? Inazuma Eleven, perché l'avete spinto così tanto? Avete confermato che uscirà nel 2019 nel resto del mondo. In Giappone esce a breve. Nel resto del mondo uscirà nel 2019. Quindi spingi Yokai Watch, che comunque sia, purtroppo è un prodotto meno venduto, dato che il calcio, anche se un videogioco vende sempre, però che ci vogliamo fare? Ad ogni modo, io direi che ho parlato anche abbastanza. Le cose da vedere del video l'abbiamo già trattate, comunque sia, non è che sono tante, perché
L'overworld è quello, la mappa di gioco è quella. Abbiamo un parchetto, abbiamo i classici giochi. Abbiamo Toma che spara con lo Yokai Watch, che può fare diverse azioni, anche curare gli alleati, che è una cosa grandiosa, ma potrebbe essere una cosa buona, potrebbe essere un malus contro alcuni boss, se magari tutti i curi loro si boostano di più le statistiche. Sono cose che potremo vedere solo una volta che il gioco sarà rilasciato e quindi accessibile a tutti e per fare tutte le prove possibili che vogliamo. Comunque sia, per quanto riguarda il lato grafico, io non mi esprimo perché per me la grafica è superflua. Perché so comunque sia che la Level 5 fa prodotti eccezionali, davvero prodotti di qualità. Però non hanno a cuore la loro utenza. Bene, per questo video è tutto. Koji, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. Se trovo in Azume Eleven Ares tratterò anche quello perché è il topic che più mi interessa. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!